Sono veramente tante le persone che si avventurano nel bosco sia per cercare i funghi, ma anche in questo periodo, diciamo, si sta diffondendo sempre di più la passione per la natura, per le passeggiate all'aria aperta. Quali sono i consigli? Allora, non andare mai da soli. Da soli, diciamo, è veramente da evitare. Portare con sé un cellulare carico. Assolutamente, evitare di avventurarsi troppo fuori dai sentieri. Capisco che la tentazione di andare a ricercare nelle zone più nascoste è forte, però evitare veramente di avventurarsi troppo e, nel caso ci sia bisogno di soccorso, ricordare il numero di emergenza, che in questo caso è unico, è europeo, appunto il NUE 112. Alla chiamata dei soccorsi, la raccomandazione è quella di ascoltare le indicazioni che vengono date dall'operatore di sala operativa, perché spesso abbiamo a che fare con persone che, prese dal panico, non ascoltano i consigli che diamo. Generalmente è quello di restare fermi e fare qualche semplice operazione con il telefono, però a volte le persone, prese dal panico, continuano a camminare, si spostano e aumenta la difficoltà per ritrovarle. Fortunatamente, con i mezzi che abbiamo oggi a disposizione, diciamo, le ricerche con esito positivo sono la maggior parte, la quasi totalità, però la collaborazione degli utenti è fondamentale affinché questo possa avvenire anche in maniera rapida. Il cellulare carico è fondamentale perché attraverso la chiamata al numero unico 112 c'è una geolocalizzazione. Esatto, c'è la geolocalizzazione sia con la chiamata al numero di emergenza, che anche senza la chiamata con il numero di emergenza, con i dispositivi che abbiamo siamo in grado di localizzare il cellulare e appunto in quel caso facilita in maniera importante la ricerca. Dobbiamo appunto però stare in una zona coperta dove il telefono prenda, e anche per questo che uno, se non si avventura troppo in zone impervie, facilita le operazioni di soccorso. Quali sono le richieste di intervento per questa tipologia? Guarda, purtroppo in questo periodo, dove i funghi ce ne sono molti, abbiamo a che fare con 2-3 richieste al giorno anche. Sì.